Oltre a chiedere garanzie per gli idonei 2020, quali altre azioni concrete intende intraprendere la FLG-CGIL per far valere le loro richieste? Pensate ad altre forme di protesta o a un dialogo con il Ministero? Oltre all'incremento degli organici, quali altre misure strutturali proponete per affrontare il problema della precarietà nella scuola a lungo termine? Ad esempio, cosa ne pensate di una revisione del sistema di reclutamento e formazione insegnanti? Sì, quale una tappa di un percorso che non nasce oggi, ma che vede il nostro protagonismo nelle piazze insieme ai lavoratori da 2 anni. Perché la loro casistica è paradigmatica rispetto a una revisione complessiva di quello che è un sistema di reclutamento che va rivisto. Non sarà l'unica protesta oggi, naturalmente, abbiamo in cantiere uno sciopero generale per l'intera giornata per tutti i lavoratori della scuola il 31 ottobre. All'interno delle rivendicazioni, oltre agli incrementi salariali per recuperare almeno il tasso di inflazione che è giunto al 18%, abbiamo inserito per l'appunto un piano di reclutamento complessivo che contemperi anche all'interno delle quote di assunzione dei prossimi anni gli idonei del 2020, ma anche estendere questa misura anche a quelli che sono e saranno gli idonei del nuovo concorso PNRR, che è alla prima edizione. Si parla di una seconda edizione che noi non ci vede d'accordo, perché ancora le commissioni stanno lavorando, ci sono dei ritardi mostruosi in tante regioni e quindi pensiamo che sia inutile bandire un nuovo concorso quando invece ci sono lavoratrici e lavoratori che hanno conseguito una posizione, un'abilitazione attraverso i concorsi precedenti e che dunque hanno tutta la dignità per entrare in cattedra come stanno facendo con tanti incarichi annuali da tanti anni, quindi hanno assunto oltre che un titolo anche un bagaglio di esperienza sul campo che riteniamo prezioso per la scuola italiana. Naturalmente, oltre all'allargamento degli organici e anche il superamento della differenza tra organico di fatto e organico di diritto, nostra rivendicazione storica, noi immaginiamo innanzitutto un piano di investimento strutturale di risorse economiche che possa in qualche modo andare incontro a una revisione anche dei CIG e dell'estensione del tempo pieno e del tempo prolungato nella scuola, ma soprattutto anche a un investimento che colga l'occasione per andare a saturare tutti gli ammanchi che le cattedre hanno in varie province italiane, perché il paradosso che si registra ogni anno è che il contingente sempre minore di previsioni assunzionali non viene totalmente assolto. Immaginiamo per esempio le regioni del centro-nord in talune classi di concorso che vedono per esempio la mancanza di aspiranti in presenza per esempio di cattedre vacanti disponibili, quindi anche una revisione del meccanismo distributivo a nostro avviso è fondamentale. E naturalmente in ultimo, certamente abbiamo vissuto tante esperienze di riforma di reclutamento in questi anni e di formazione. Quello che a noi non trova d'accordo assolutamente, per cui chiediamo naturalmente una revisione totale, è questo meccanismo oramai di mercato dei titoli indiscriminato che va molto spesso a vantaggio soprattutto anche di atenei telematici e quindi anche un chiaroscuro, no? Rispetto a quello che è l'offerta. Ci sono tanti lavoratori che sono stati anche presi in giro da tantissime offerte, bandi che poi hanno significato non poter spendere quel titolo all'interno delle GPS o all'interno per l'appunto della procedura concorsuale. Quindi mettere un freno forte a questo tipo di formazione e invece implementando quello che è un percorso formativo a gestione pubblica e statale che possa essere erogato gratuitamente sia per i docenti precari sia per il personale di ruolo, fortemente innestato per i precari nel percorso di accesso, che sia dunque aderente a quelle che sono le discipline e soprattutto quelle che sono le metodologie didattiche, perché oggi noi nelle classi abbiamo tantissime fragilità delle studentesse e degli studenti che hanno una complessità che sicuramente post-Covid assume un carattere maggiore rispetto che al passato, e quindi su questo filone noi pensiamo che il Ministero debba naturalmente investire. Col Ministero noi siamo un sindacato, dunque siamo aperti al confronto sempre e comunque, purché questo confronto porti dei benefici e dei miglioramenti delle condizioni materiali delle lavoratrici e dei lavoratori. Abbiamo fatto sciopero il 31 perché, esperendo un tentativo di conciliazione sui salari e sulle condizioni lavorative, non abbiamo trovato risposta. Laddove dopo il 31 ottobre noi vedremo un cambiamento di rotta nelle relazioni sindacali per risolvere i problemi, siamo apertissimi a confrontarci.